I Maneskin conquistano, ancora, questa volta in playback. I Maneskin trionfano ancora una volta a Sanremo. Con la loro grinta, le loro nudità. La leggenda Tom Morello al loro fianco. E, naturalmente, la loro musica. Solo che questa volta si sono esibiti in playback. Ma la standing ovation dell'Ariston è comunque assicurata foto video. Le pagelle alla terza serata del Festival di Sanremo guarda. Il secondo trionfo e i Maneskin tornano dove è cominciato tutto, o quasi. Certo. Sono partiti da X Factor, ma è stato il trionfo al Festival di Sanremo a catapultarli nel mondo dei grandi della musica. Da lì, un successo dietro l'altro. E un sold out dietro l'altro, in tutto il mondo. Inevitabile che tornassero all'Ariston per ringraziare, e per lanciare il loro nuovo album Rush. Accolto non benissimo negli USA a dire la verità. Il pubblico di Sanremo tributa loro la standing ovation. Come meritano. Anche se in playback, almeno parzialmente. Paola Egonu a Sanremo, la bravura schiacciante di un'italiana vera guarda. Con la leggenda Tom Morello ma poco importa. Anche perché così hanno potuto dare sfogo a tutta la loro energia. Con i soliti look accattivanti, fatto anche di nudità esibite orgogliosamente. E con accanto una leggenda come Tom Morello. Uno che ha fatto la storia recente della chitarra underground. Icona delle sei corde. Fondatore dei Rage Against the Machine, poi degli Audioslave e per un periodo nei ranghi anche della Street Band di Bruce Springsteen. Morello ha collaborato con i quattro ragazzi romani nel loro ultimo album e sul palco ha suonato nel brano Gossip. Ma, curiosità, il chitarrista nato ad Harlem è anche laureato in scienze politiche a Harvard. Figlio di un attivista di origini italiane e di un diplomatico keniano, tra i leader del movimento Mau Mau e nipote di Jomo Kenyatta. Fondatore dello Stato del Kenya, dopo l'indipendenza dal Regno Unito. Di certo. Non molto conosciuto da Gianni Morandi che ha postato una foto con i Maneskin e il chitarrista. Ma senza citare lo stesso Morello è dimenticato anche da Amadeus nei saluti finali al gruppo. Scatenando i commenti lari dei social. Ma poco importa, come detto. Bravi Maneskin. 10 e lode. Tutto, ma proprio tutto sul Festival di Sanremo speciale.